Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo canale di Bumble 5. Io sono Tommy e ci siamo tornati in questo nuovissimo video. Oggi siamo su Trivia Track Kingdoms, un nuovo gioco che volevo provare. E ragazzi, arriviamo a 7 mi piace, vi porto un altro episodio e quindi cominciamo subito perché veramente è molto molto bello. Intanto alziamo un po' il volume perché è sempre bello sentire un po' la musichetta così. No, non c'è la musica, però vabbè. Allora, intanto facciamo questo qui, questi due, che è il mio turno, poi il loro turno, ce ne abbiamo tantissimi, però vabbè. Facciamo quello del magico pado di Daniele Pirri, quindi saluto Daniele Pirri a caso. Quindi, che sono 2-0, il magico pado proprio. Boom, subito. No, ragazzi. Subito il re, cioè il magico padre mi porta fortuna. Allora, di quale squadra è tifoso fin da piccolo Padoin? La bomba. Siamo la bomba. Udinese. Udinese! A caso, mamma mia, che fortuna. Allora, scusate se sono un po' tipo. Cioè, non ho tanto carica perché è mattina. Le 16, poi ancora centrale, niente. Allora, quanto è costato il trasferimento di Padoin al Cagliari nel mercato estivo del 2016? 600.000. Questa, vabbè, so tutto del magico Pado. So tutto del magico Pado Simone Padoin. Boom! Cos'è? Il ninja. Vabbè, il ninja. Allora, quali di questi YouTuber? No, non la leggo neanche la domanda. Gli autogol, mamma mia, grandissimi autogol. Poi passiamo. Boom, 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 allora, contro quale squadra Padoin esordisce in Champions League il 12 febbraio 2013? Contro il Chelsea, il Celtic, non lo sapevo. Questa proprio non la sapevo. Beh, comunque 2-1 per il magico Pado, non male. Poi abbiamo quello di Favij. Siamo 0-0. Cominciamo i borbottoni, mamma mia. Allora, come si chiamava il pesce di Lorenzo? Andrea, mi è venuto adesso. Mi è venuto adesso. Oh, vabbè, pure la foto. Che speciale fece Favi per il 3 milioni di iscritti? Disse dello scherzo fatto a scuola. Tutte corrette. È vero, perché aveva fatto. È vero. Però un'altra chance. Qual è stato il suo ultimo gioco horror? Emily Watt Lea. Non lo so che cos'è. So poco di Favij, vabbè. Poi passiamo adesso, visto che ho 3 vite. Scusate se metto un po' le dita sulla telecamera. Allora, vorrei fare YouTube Italia. Dai, facciamo YouTube Italia. Non l'ho mai fatto. Vediamo se è difficile o facile. Ok, gioca adesso. Ok, YouTube Italia. YouTube Italia centrale. Mamma mia. Vai così. Quali tra questi youtuber ha più iscritti? Ciccio Gamer 89, Surreal Power, Favij, facile, questa è Favij tutta la vita. Poi, qua due domandine, vediamo qui, ok, non si capisce niente. Allora, in che speciale del canale di Ron si è fatta una battuta sui capelli di Gabbo di Square? Mamma mia, non so, ho fatto caso, veramente, non sapevo, non sapevo neanche, vabbè, quali youtuber fanno parte dei Mates, vabbè, Anima, Vegas, Surreal Power, Stepney, però quella l'avevo buttata a caso, l'avevo buttata a caso, poi ancora, Tina, allora, quanti animali domestici ha la Sabri Gamer, ha dei gatti, 2 gatti, 3 gatti, 5, ma cavolo, non lo so, raga, non lo so, cioè, non lo sapevo proprio. Passiamo un altro, perché abbiamo altre 2 vite, quindi li consumiamo tutte, facciamo FIFA 16, anche se non c'è più FIFA 16, però dopo facciamo anche FIFA 17, perché cosa faccio, cosa sto vedendo? Centrale, mamma mia, la domandina, mi prende in colpo. Allora,
Quanto ha di overall Milik If? Allora, il suo overall di Milik è 79, quindi 80. Bella lì. So tutto di FIFA 16, quindi durerà molto. Durerà molto ancora le domandine. Quanto ha di rated Konoplya Anka Pink? 87? 86. 86. Mamma, mi stavo per mettere 87. Poi, qual è il valore in tutto di Messi, Totti, Ronaldo, Totti, Suarez, Tots? Ma che ne so io. Allora, Messi, Totti, 99. Ronaldo, Totti, 98. Suarez, Tots, 98. Devo mettere la calcolatrice. Posso saltare? No, non posso più tempo. Ok, la calcolatrice. No, vabbè, 296 o 295, che ne so io. Devo mettere la calcolatrice, lo so, lo sapevo. Poi passiamo all'ultimo quiz che è di FIFA 17. Allora, vediamo se c'è. No, sì, dovrebbe esserci. Eccolo qua. FIFA 17 official. Giocare. Abbiamo l'ultima vita, quindi vai. Partiamo con questo. Vediamo, ok, allora, centrale, subito re Alex, mamma mia, l'overall di De Gea in FIFA 17, 90, 1-0 subito, 1-0 subito, 1-0 per Borussia 2005, subito, sembra centrale, cos'è sta roba, ufco, esperto, la prossima domanda sarà molto difficile, l'overall di Bolasie. 78, mamma mia, l'hanno downgradato. Vabbè, questo video può concludere qua. Se vi è piaciuto, lasciate un bel pollicione in su. Abbiamo 7 like. Vi porto un altro episodio di questo gioco. Intanto facciamo il mio turno, che è ancora il mio turno. Quindi non finiamo qua. Però boom! Intanto 1-0 per lui, per lei, non per lui. Quanti anni ha YouTube? È nato nel 2000. Nessuna, ma io che ne so io quanti anni ha YouTube, non lo so. Vediamo con l'ultima di FIFA 16, poi possiamo concludere quel video. Quale di questi giocatori è il più forte nell'ultimate team? Padoin. Quale di questi giocatori è più forte nell'ultimate Ronaldo, cioè. O Messi, no, raga. Era Messi comunque, Ronaldo non... Vabbè, lasciamo stare però ancora re. Ancora re. Quali tra questi giocatori danesi ha la valutazione più alta? Non lo so. Lord Bentner. Chi è Tots? Non lo so. Quindi ragazzi, spero che questo video sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su. Arriviamo a 7 like e porto un altro episodio di Trivia Track Kingdoms. Qui tutto il 5. Se non avete ancora fatto, iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video. Qui tutto il 5. Ciao a tutti!